A tutti i lettori di androidblog.it, quello che vedete davanti a voi è un Galaxy Nexus con Android 4.4.2, CyanogenMod, eccetera eccetera. Però se noi andiamo a richiamare la home screen, voilà, ecco apparire il launcher di Windows Phone. Questo è dovuto all'installazione di un launcher particolare di cui troverete la descrizione nel link che trovate nel video. Quindi troverete tutta la procedura di configurazione, dove scaricarlo, eccetera, eccetera. Qui velocemente, screencast permettendo, andiamo a visionare tutte le caratteristiche. La home screen, come vedete, presenta dei lifetiles completamente configurabili. Potete decidere la dimensione, la delle icone, le preferenze. Inserire tutte le applicazioni che desideriamo. Se noi andiamo a tappare su questo Lifetiles, ci chiederà di inserire un'applicazione. Qui, come vedete, un po' la delusione del launcher perché in Windows Phone viene utilizzato l'elenco delle applicazioni, mentre qui purtroppo rimane la griglia stock. Possiamo andare a configurare varie opzioni. Se noi andiamo a cliccare sulla E di Internet Explorer, ci viene indirizzato il browser predefinito. Possiamo andare a controllare i messaggi, la classica icona. Possiamo inserire tutte le nostre applicazioni. Abbiamo il lifetime delle news. E in generale possiamo richiamare tutte le applicazioni da questa icona, come menu classico di Android. Altre cose da segnalare: c'è la possibilità di utilizzare la calcolatrice, cioè lifetime, e la fotocamera. Possiamo anche avere YouTube, chiaramente qui widget ora c'è la possibilità di richiamare anche YouTube. E basta, direi che per questa velocissima recensione è tutto, anche perché altrimenti mi salta il video. E per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Fasano per androidblog.it.